è arrivato il momento di provare. Dov'è? La vita va avanti, si mangia, si dorme, o si cerca di mangiare e di dormire. La sorpresa meravigliosa è stata l'incontro con una balena nel mezzo della Biscaglia, che era veramente, veramente tanto vicina da fare paura. Ok, eccola qua! Madonna, che grossa! Ed è molto vicina! È arrivato... addirittura il soffio mi è arrivato! Che si è immersa. Posizione. Questa è la posizione. Madonna. Oh merda, è ancora qua. È davanti a me. Miglia all'arrivo, quindi insomma siamo agli sgoccioli di questa prima tappa della mini transat. Abbiamo appena ascoltato l'ultimo meteo, spero l'ultimo meteo, ma dalle previsioni direi di sì. Allora, come procede la situazione? Sembra che questo vento tenga ancora un po', poi probabilmente quando cala il sole cala anche lui, e mentre ora è un est-nord-est, quindi mi fa scendere un po', poi dovrebbe tornare a nord-nord-est. Ciò significa che conviene scendere un po' di più adesso, tenersi quindi sulla destra rispetto alla palma, e poi, come gira il vento, seguire la rotazione e arrivare dritto per dritto senza dover fare strambate. Arriva così il primo fronte, abbastanza tranquillo, 30 nodi di bolina, si vira e via, e si procede. Ma non finisce qui, perché dopo una transizione arriva il secondo. Questa volta molto molto più violento, onde veramente enormi, ed è veramente tosta la vita a bordo, e inizio ad avere anche dei problemi di energia. Per colpa di questi fronti c'è poca luce. E da qui si scarica la GoPro e non abbiamo più video del primo leg.
finiti nel non vento. Sbagliato tutto, tutto. Bisognava andare o a nord o a sud.